Un unico abbraccio come un mosaico che si incastona in un sud porta principale del Mediterraneo. Così potrebbe essere sintetizzata la cerimonia dell'amicizia che ha dato il via alla 38ª estate internazionale del folklore del Parco del Pollino, in programma a Castrovillari fino al 23 agosto. È stato un momento bellissimo perché è un momento di coinvolgimento già dal primo giorno tra i partecipanti, gli spettatori e tutti quelli che saranno i protagonisti di questa 38ª estate internazionale del folklore del Parco del Pollino. Nel palazzo di città un mondo di colori, usi, costumi, danze, tradizioni, etnie e culture, con i gruppi provenienti da Bolivia, Bulgaria, Filippine, Polonia, Kazakistan, Kenya, Romania, Taiwan e naturalmente Italia, con il gruppo folclorico ospitante la kermesse città di Castrovillari. E ha lanciato un messaggio che è stato più volte sottolineato, che è quello di pace, perché i popoli devono vivere in pace, i popoli devono scambiare quello che di bello hanno e attraverso la contaminazione crescere tutti insieme. Insomma, guarda, il messaggio è quello: portare la pace danzando, ricordandoci che il folklore non è la sorella povera del concetto di cultura, anzi la cultura nasce, parte proprio dal folklore, perché il folklore è la rappresentazione culturale attraverso i secoli, millenni di un popolo. Presenti tra gli altri Anna De Gaio, presidente commissione regionale pari opportunità, il consigliere Nino La Falce e gli assessori Tricarico, Bello e Pace e tutte le associazioni che da anni sono vicine al festival. Questa sera poi la grande parata con la sfilata per le strade cittadine e l'esibizione in piazza Biagio d'Arienzo di tutti i gruppi presenti alla kermesse, impreziosita dalla coreografia della danzatrice e coreografa Tilde Nocera. Il tema di quest'anno chiaramente è un tema importante, è la pace, un tema importante del 23 dell'apertura non ve la dico, ma vi dico che la chiusura parlerà della gioia e della relazione. La prima giornata del festival si è chiusa con la mega discoteca a cielo aperto nella centralissima via Roma, con il Father Jay Festival Party dedicato a Mirko Ruberto, in diretta su Ionica Radio con i DJ Franco Siciliano, Paolo Movide e Walter Martire e Voice Alessandra, Ginevra, Big Voice, Rosario Rumolo e Davide Mirone. Father Jay Festival Party!